seguì. Inizialmente sul disco nel 92 mi hanno chiamato per fare gli arrangiamenti vocali sull'album Gli Spari Sopra, e era un album con molte ballate storiche che poi sono diventate appunto storiche come Stupendo, Vivere. Ho iniziato su quella lì, poi nel 95 mi hanno richiamato per rifare lo stesso lavoro in studio per l'album Nessun Pericolo per Te, e poi siccome c'erano stati dei rivoluzionamenti all'interno dell'entourage di Vasco, credo che abbia pensato bene di chiamarmi per avere poi dal vivo quel tipo di sonorità, insomma, che dal vivo, non, essendo tutti uomini, non potevano replicare. Il fatto di stare dietro a un personaggio poteva essere, non so, una cosa nuova per me, ma diciamo che l'ho accettata in 5 secondi, anche perché insomma Vasco era già un personaggio incredibile, e con lui sapevo che avrei potuto vivere delle esperienze, delle emozioni uniche, e quindi ho accettato, e da allora sono con lui, sono felicissima e speriamo che continui per sempre questa collaborazione. Ma nella realtà io non l'ho proprio vissuto questo momento, perché sono già entrata con i primi musicisti americani, cioè i nuovi della band eravamo io, Steph Barnes e Dean Castronovo, e poi quell'anno lì, nel 96, c'era stato il rientro di Massimo Riva, quindi era tutta una cosa nuova. Ma io credo che sia abbastanza naturale, cioè che comunque un artista che aveva già comunque fatto fronte del palco, quindi cioè aveva già fatto San Siro e tutte le cose così, volesse in un certo qual modo provare a spaziare, comunque a pretendere il meglio, e non perché gli italiani non siano bravi, però ci sono state delle scelte dettate da appunto aver ascoltato dischi con sonorità diverse, appunto dischi di Alice Cooper così, e quindi di volere quel tipo di suono all'interno della band, e quindi per quello che è arrivato Steph Burns, oppure un grande batterista come è stato Dean Castronovo, che è uno dei batteristi più bravi al mondo, e credo che sia una cosa normale, lo farei anch'io. A prendere le cose che hai dimenticato lì, ma brava, fai così. Vieni di lunedì. Ma io le vedo abbastanza bene, per il semplice motivo che non sono mai stata una grande patita della musica italiana, cioè nel senso, io vengo da esperienze di punk, di musica elettronica, comunque sempre legata a un contesto internazionale, e diciamo che ho scoperto poi tardi, per esempio ho scoperto pochissimi anni fa De Gregori, perché non ero abbastanza grande per poterlo apprezzare ai tempi. E poi appunto quando sono cresciuta comunque mi sono rivolta a sonorità internazionali, quindi io non saprei con chi altro vorrei collaborare qua in Italia, cioè nel senso comunque cioè i pezzi di Rossi, le sonorità di Rossi non sono poi solamente rock o solamente pop, cioè lui spazia da rock alle pop ballad, dalle rock ballad, dalla musica anche elettronica se vogliamo, e per cui sinceramente non, per me non è un problema, ecco, non saprei con chi altro collaborare, cioè forse mi sarebbe piaciuto, ma non lo so, forse Pino Daniele, ecco, perché comunque anche lui aveva delle sonorità più legate alla fusion tipo Pat Metheny, insomma comunque sempre rivolta a un genere italiano. Sempre se trovi i pantaloni e vado ad affogare tutti i miei dolori. Innanzitutto volevamo copiare una famosa foto di Helmut Newton, poi secondariamente ci piaceva il fatto che Vasco aveva questa copertina di questo vecchio disco dove lui era tutto pesto, ma era bellissimo,
E poi sono sincera, l'ho fatto anche perché a me sono sempre piaciute le immagini di nudo rock, tipo quelle che fa Lady Gaga, o quelle che ha fatto Patti Smith, o quelle che ha fatto Sheryl Crow. E niente, sarà sempre un bellissimo ricordo quando sarò 20 kg in più. No, dico, lo fai, diavolo, contro i muri. Ho finito l'anno scorso un bel tour di 14 date negli stadi. Adesso ci dovrebbe essere il tour a Roma, cioè il tour, insomma, i quattro eventi a Roma. Se ci saranno dei singoli nuovi, andrò giù in studio verso magari aprile, fine aprile, a fare le voci sul singolo e così. Adesso basta, vado fuori, sempre se trovi i pantaloni, e vado ad affogare tutti i miei dolori, perché restare